Vi do alcune indicazioni. Si trova nell'entroterra. È uno dei borghi più belli d'Italia. Devi sapere che rimane in provincia di Savona. A 12 km dal mare. Bravo. Grazie. Benvenuti a Zuccarello. Cazza, come si dice questi calci sempre? Butta l'ancora, cazza la randa. Butta l'ancora. In questo suggestivo borgo si svolge da 3 anni Zuccarello Ridens. 6 comici alla corte di Laria. Giuseppe, tutto lì? Entro. Buongiorno. Buongiorno. Suo fratello, che ho conosciuto a Fisse del Paese, mi ha detto che forse trovavo qui le... Oh, vai, lasciare! Sì. Aspetta, che principiante! Sono un principiante. Allora, firma questo modulo per la donazione degli organi e dagli sì. Ma scusi, perché? È perché qui abbiamo peste nere, peste bianche, mentre che lei va fuori pista dove non c'è la pista. Lasciamo andare qualcosa agli altri. E della mia fantasia su questo palco per voi, fufu, James Stone. Vai! Ta-na-na-na-na. Buona loro, signor. Uguale con dell'allegria. E lei cosa dice? Fermati, prego, la mano. Sono partito da Zuccarello in bicicletta. Sono arrivato a Garesio. E adesso mi dici fermati, prego, la mano. Ma devi chiamare un domatore di leoni per fermare. Ma li ha compilati i fogli? Che fogli, dico? L'anamnesi. L'anamnesi, cioè l'elenco delle malattie che ha avuto. Prendo tutti i fogli, comincio a leggere. Ha la febbre? No. Ha la diarrea? Non ancora. È in gravidanza? Speriamo di no. Speriamo di no, certo. Sono su te, è ancora fantastico, perché non sono su giocare, ma deve essere già buonissimo. E Costanza ha avuto il coraggio di dire, non ti capisci? Sì, una cosa, non si capisce, mi hai presentato Vacco, mi chiamo Vasco, cazzo, sono una S e una C. Rotti, non sono rotti, sono rossi. E io ho detto, Vacco Dotti. Solo una cosa, mi presento da solo, mi sta facendo girare le palle con il suo cazzo. Canto una canzone che ho cazzo. Un caro saluto dal vostro ex premier Giuseppe Conte. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Canale di Sicilia molto mosso con forza 6-6-. Gli altri mari invece purtroppo non hanno raggiunto la sufficienza, anzi domani il Mar Tirreno deve venire accompagnato dai genitori. Quando sei arrivato ti stavo aspettando con 2 occhi più grandi del mondo. A chiudere codesta rassegna anno 1321. Oh, 2021! 2021, il comico che osa guardare oltre la siepe. Lui, Alberto Patrucco. Ebbene sì, ho saltato la siepe, mi hanno chiamato e chiudo io, a dispetto del motto che suggerisce, ride bene chi ride ultimo, non andrà così. Il calcio unifica veramente una nazione divisa su tutto, guarda che è una roba incredibile, noi, a parte che noi, altro che campioni europei, noi italiani dovremmo essere campioni del mondo, e noi siamo davvero un popolo strano, siamo il popolo dove i nostri migliori cervelli fuggono all'estero. E siamo lo stesso popolo che si affanna ad importare dall'estero, pagandoli fior di euroni, campioni della pedata come Ronaldo, si nominano lì, Lukaku, Ibrahimovic, cioè abbiamo un traffico strano. Esportiamo cervelli e importiamo piedi. Nel traffico d'organi non ci facciamo certo un affare. Come nasce uno spettacolo? Qui è già
più complicata, perché è un rapporto monovulare, cioè nel senso che tu hai un rapporto con qualcosa di sterile, che è un foglio di carta. Allora si usava il foglio di carta, oggi il computer, e poi ti accorgi che il guizzo e lo spiazzo, che sono tipici della struttura umoristica, difficilmente sono previsti, ma vengono aggiunti a posteriori. Ora, cosa abbia detto? Io credo nulla di interessante, però è andata così, spiace. Ecco, Milano, arrestato il parrucchiere, non dico nome e cognome perché è tutto da vedere, TR, per possesso e spaccio di droga. E io devo dire che sono rimasto veramente colpito da questa notizia, perché io sono suo cliente da 4 anni e non avevo la minima idea che facesse il parrucchiere. E questo che... sono rimasto male. Sono arrivato alla conclusione, perché qui è tutto incantevole, è un posto meraviglioso. Io credo che Zuccarello in realtà non esista, venga montato ad hoc per ogni spettacolo dalla Proloco. Finito lo show, si smonta tutto e ritorna comunque l'incantevole posto che è. Ciò detto, è veramente un, si posso dire, paese, borgo, località, insomma è un posto incantevole, una volta montato però. Mi sono un po' divertito a immaginare delle scritte che vedrei bene affisse sulle tombe di alcuni VIP. Stefano Bartezzaghi, 1 orizzontale. Sulla tomba di Bill Clinton, non inginocchiatevi! Quanto a me, nessun epitafio, faccio testamento, ci tengo, qui a Zuccarello, nelle mie facoltà sia di intendere sia di volere, manifesto la mia ultima volontà e precisamente che dopo la mia morte si disponga nel modo che segue. Non ho nulla, devo molto, lascio il resto ai poveri. Buio! Alberto Patrucco! Che meraviglia, ragazzi! Grazie!